Benvenuti ragazzi, siamo su un nuovissimo video di Minecraft. Ragazzi, scusatemi se parlo un pochettino abbassa voce, se non c'è manco la facecam, ma è che sono, diciamo, sera e mi stanno dormendo, cioè mia madre e mia nonna, perché sono già che venderanno per adesso, e quindi non posso mettere la facecam perché sono pure a posto nudo, e quindi diciamo che non possiamo. Allora, però, come potete vedere qua ho portato delle modifiche. Le modifiche che sarebbero il vetro, che ci ho messo qua, mi sembra una cosa carina per la mia stanza da letto. E qua ho messo a cuocere del vetro per poi finire il nostro tetto di vetro. Poi raga, avevo anche trovato due diamanti e sono morto, raga. Ma non posso credere, sono un coglione, sono. Ma comunque, allora, mettiamo questo vetro, 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 vetro qui. Come hai fatto? Ma come hai fatto a salire? Ah, c'è quel pillar là. Figlio di puttana di un pillar. Andiamo, andiamo, raga. Ma tu non hai neanche avvelenato forse, vabbè, comunque. Ah no, ho detto risolto. Prima di cominciare questo video, ho cacciato, diciamo, ecco. Speriamo di finire questa fila, così me ne manca solo due file. No, secondo me finisco. Oh sì, minchia! Preciso, preciso, ci è andato, che manca proprio due file, quindi. Aspetta, questi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, 16 e 16. Scusate, raga. 16 e 16. 36, ok. Non mi vengono, quindi mi servono 36 blocchi di vetro. E devo aspettare un po'. Perché ne abbiamo 11. Ne abbiamo 11 pezzi di vetro. Mi devo aspettare tanto, allora mi piaceva tipo avere qua una specie di vasca, tipo una doccia, una cosa del genere, tipo un bagnetto, ecco. E volevo fare, andiamo a riprendere quell'acqua. Prima anche questa, certo, se devo prendere. Dammi, ok, facciamo una cosa molto carina. E un attimo che creiamo un altro secchio d'acqua. Scusate, perché l'ho buttato da me? Ok, dov'è? Non l'ho fatto, dai. Ok, prendiamo questa e qua c'è, che ho pensato un'altra cosa nel frattempo, raga. Mettiamo qua la terra e ci pensiamo dopo che abbiamo finito un po' di cose. Un attimo, ok. Andiamo qua, 18, 18, mi serve altra sabbia. Mi serve altra sabbia, raga. Però con questi 18 ci finisco una fila e mezza, tipo 19 ci finisco una fila e mezza, sì. Perché per quello arrivano 16, no, meno di una fila e mezza, c'è una fila che finisco ma mezza no. Quindi noi facciamo così. No, se facciamo già così. Ok, finiamo così. Basta. Tanto raga, questo video non può durare molto perché, ecco, ho già detto, sono tardi, quindi non posso continuare per tanto. Già siamo a, non voglio quanti minuti di visualizzazione, 4 minuti, ok. Li porto con me in un mondo magico. Allora, se non sbaglio ero in questo mondo, sì, in questo mondo ho
trovato, se non mi ricordo male, dei villaggeri, che cazzo dovevano, dei villaggeri. Adesso non mi ricordo di capire dove sarebbero. Andiamo, saliamo così. Corri! Ma poi se prendiamo, che mi servono dei bastoncini, ok. Andiamo a vedere dove li ho lasciati, ma quello un albero. Erano tipo da questa parte, non mi ricordo. Posso anche aver benissimo sbagliato. Eccoli. Non mi ricordo se già li avevo trovati, ma forse no. Non mi intanto decidono nei commenti, ma porca puttana un creeper. Scappa. Ok, raga, eccolo qua. Che però un capecco, un attimo che. Aspetta, mi sta seguendo ancora. Che no. Aggiusto un po' il computer, lo metto bene perché la schiena mi si sta partendo così. Ok. Lo metto così, aggiusto il microfono, aggiusto tutto. Dov'è? Aspetta, mi sono perso di nuovo, eccolo qua. Però questi villici sono un po' stronzi. Mangia, c'è il mouse che non so perché mi scatta un po'. Intanto questi sono messi malissimo, però questo è un biblico, un cuoiaio. Cioè due smeraldi per una cosa di pelle, ma come te non c'è detto dietro dove sei tu? Cazzo me ne faccio di una cosa di pelle? Qua non c'è niente. Bibliotecario, 30 fogli per uno smeraldo. Non è male. E un libro per. Raga, io direi che posso farmeli i fogli, cioè perché ce li ho. C'è una canna d'olcola. Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere pure la farm di fai. Diciamo una farm non è proprio. Cioè è una farm, ma non è automatica. Un altro cartografo. Oddio raga, questo è quello che ci dà la mappa, quella per fare per andare a cercare i cosi là. Ma, oddio. È uno zombie villico. Raga, il cartografo è quello tipo rarissimo, se mi fosse. Mi ha preso tipo raro a trovarlo. E in poche parole la cosa per andare a trovare le cose sottomarine, non mi vengono come si chiama, raga. Vabbè, per capire sia la Food Dimension che pure un'altra cosa. Non so se ci sono qua del bel cibo tu che io mi prenderei avanti. La Food Dimension e quella sottomarina, per farci capire, ecco. Ragazzo, ecco, era lagga tantissimo, lagga. Ok, vediamo 14 pezzi di carne, perfetto. Torniamo indietro, vi faccio vedere la farm, si sì, la farm, pure io con io la farm di cosa. Vi faccio vedere pure che ho trovato una caverna molto carina dove io ho trovato un botto di ferro. C'è un botto di ferro che sono morto, quindi l'ho perso. Talmente sono deficiente e coglione. Eppure qua nei vicinanti, nelle vicinanze ci dovrebbe essere una. La cosa là. Una caverna. Minchia le calze, ma non mi fa ricordare che cosa dovevo dire. Un attimo, ok. Dov'è la strada di casa? No, la strada di qua perché è verso il deserto. Tipo, ma nel deserto. Ah, no, per caso di qua, è verso di qua. Ok, andiamo. E vi faccio. Perché allora, ragazzi, mi lagga tantissimo. Guarda, non mangia. Ok, minchia, mi sta scattando tantissimo, non so perché. Andiamo di qua, tra io amo sto bioma, guarda il colore acceso, il verde acceso. Soprattutto quello di più è il legno di questo bioma, raga. È bellissimo il legno di questo bioma.
La quercia scura, troppo bella. Ok, andiamo per di qua. Sopra gli alberi, stile Tarzan, dovrebbe essere tipo di qua. Sì, se mi ricordo, o se c'è, mi ricordo se trovo il fungo. Eccoci, eccoci. Infatti, raga, bisogna credere che quello è tipo il monte, vaffanculo, perché non è di qua. Dov'è? Forse di qua? Sì, di qua. C'è una torcia, non so perché, non so per come, ma c'è una torcia. Andiamo, andiamo. Vediamo un attimo. Se andiamo di questo, eccola. Mi ha fatto vedere che c'era la cosa. Cazzo sali, oh, ok. Adesso vi faccio vedere la cavernozzola. La seconda caverna. Ma tanto non c'era un granché, c'erano due diamanti solo e basta. Ecco, visto cosa c'è la mia canna da zucchero. E poi ho tipo scavato tantissimo per questa caverna. In genere non mi ricordo certe cose perché sono un pirla. E andiamo. Andiamo, tra l'altro, domani episodio XXL. Cioè tipo da non so quanti minuti, non so più quanti minuti, tipo 30, facciamo 30-25 minuti, dove facciamo mining, raga. Domani voglio fare mining per farci tipo con la mega corsa di diamanti, perché i diamanti, raga, sono l'unica cosa che non trovo, perché ho trovato, vabbè, no, lo si fa easy, il ferro, la pietra, come quello non è un materiale mi serve, quindi ho trovato quasi tutti. Ho trovato anche il lapislazzo, l'ho trovato come materiali. Ah, ho fatto pure la terracotta smaltata bianca per fare il pavimento. E allora, qua c'è la caverna, poi qua c'è il buttare d'acqua per la ossidiana, poi abbiamo i diamanti per farci l'ossidiana e ho trovato, raga, voi non potete capire cosa ho trovato. Venite con me, eccoci qua, raga, mob spawner, che tra l'altro sono pure quelli mega corazzati, e qua posso farci tipo una mega farm di esperienza. Devo cercare qualche tutorial su YouTube per fare una farm di esperienza con i mob spawner. Quindi, e tra l'altro qua c'è solo una pozza di lava enorme, solo una pozza di lava enorme, vabbè, quello è un buco che non porta a nessuna parte. E poi raga, questo mob spawner è tipo una scorciatoia della una cavera. Mi fai cambiare, cazzo, ok. È tipo una scorciatoia, perché guardate, se faccio così, vado per di qua, devo tipo andare tipo lontanissimo, farmi un sacco di cose che devo fare, andare di qua, dritto dritto, poi andare per di qua, e sono arrivato lì, quindi devo... Via, chiudi. Madonna, un creeper, raga. Andiamo. Cazzo, ma perché non gira? Minchia, raga, sto mouse di merda. E proprio quello è una scorciatoia, questo mouse spawner. Comunque, raga, io che direi? Io direi che per questo episodio può finire qua. E abbiamo registrato per minchia, per farvi vedere tutto quello che ho fatto in questa cosa, in questo periodo. Cazzo, 14 minuti e 26 secondi. E la Madonna, allora. Quindi direi che per questo episodio per finire qua. I motivi per cui non ho registrato con la facecam è perché ho parlato a bassa voce, ve l'ho detto perché prima perché sono attore sonnuto, quindi diciamo che non terremo lo spettacolo, poi perché parlo a bassa voce perché sono mezzanotte, quindi mi potrebbero malissimo mandare a calci in culo a me, quindi non voglio parlare ad alta voce. E
Quindi andiamo a casa, andiamo a dormire e raga, concludiamo l'episodio. Qua, allora, ecco.